finalmente siamo di nuovo in un altro torneo. Stay over a tutti, se qualcuno non mi conosce, sono Anto Show. Visto il grande successo che ha avuto il torneo precedente, un po' più scarno, in cui c'erano solamente tre turni, bene, oggi portiamo un altro torneo con il nostro Mago Nero. In questo canale noi ti facciamo diventare il più bravo, il più figo, il più forte a Yu-Gi-Oh! Siamo su Yu-Gi-Oh! Omega e proviamo per l'appunto il Mago Nero che abbiamo avuto e che abbiamo con tanti sacrifici nella realtà. Eh sì, perché questa è una build competitiva strabiliante, stramatta, stra bla 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 bla, ovviamente in concerto con il target che noi abbiamo, giocatori competitivi che non hanno alcun problema di gioco, di potenza, di soldi e che soprattutto vogliono giocare la Champions e non semplicemente a calcio balilla. Senza nulla togliere a calcio balilla, mi trovo veramente molto bene anche io quando andiamo al chiosco di estate, per cui non siamo al chiosco, qui giochiamo con le palle, punto. Andiamo ragazzi, e questo è il primo turno del nostro torneo online, torneo su Yu-Gi-Oh! Omega del nostro circuito contro giocatori internazionali, non, o comunque non solo italiani, e questo è umilmente il nostro piccolo mazzarello. Allora iniziamo per primo, andiamo a mettere Verga del Mago, effetto, andiamo a mettere quindi Circolo Magico, la combo bene o male è sempre quella, Circolo Magico per tentare di vedere o Servitore oppure Anima Immortale, in questo caso abbiamo visto Servitore e questo andava bene, ci faceva strizzare l'occhio bene o male contro il nostro avversario e si giocava. Abbiamo messo Servitore dell'Anima per rincimare il Mago Nero e per andarlo a pescare successivamente dopo quando serve. Abbiamo messo risucchi abilità assieme a Quatermatch. Soprattutto questa carta è un qualcosa di incredibile. Lo so, mi vedo male nel mascherino, ragazzi. Ok, un brutto effetto, lo tolgo subito, ma volevo darvi pegno del brutto effetto che avrebbe percosso successivamente l'avversario. Allora, l'avversario comincia con Libro di Magia dei ok, e va a mettere Crown. Ok, bene, bene, io pensavo stesse giocando uno spellbook. Va bene, allora subito risucchi abilità, senza nessun problema. Mi va a prendere il Mago Nero con l'effetto quindi di Illusione del Caos. Vado a prendere le anime dei maghi, scusate, vado quindi a rimettere lì l'Illusione del Caos. Con l'effetto di anime dei maghi vado a mandare al cimitero Souls e vado a, dopo aver mandato al cimitero, ressare il Drago Nero, certo. E poi abbiamo il Mago Nero Occhi Rossi, sarebbe stato molto bello effettivamente, no? E poi, siccome ho quindi al cimitero un incantatore, con l'effetto di sul Servant vado a pescare di carta, abbiamo pescato ragazzi, è molto molto bene Necrovalle. In questo momento noi eravamo in possibilità di non far spostare carte dal cimitero in nessun altro luogo, tutti i mostri sul terreno non avrebbero avuto effetto e avremmo avuto tra l'altro Gozer Match che avrebbe permesso il non intercambio di mostri di tipi diversi. Ok, va bene, poi ve la spiego anche in parole semplici. Attacchiamo, attacchiamo, benissimo, le prime botte per l'avversario. A questo punto succede un qualcosa che non pensavo potesse succedere nel 2022, ma è successo anche in tornei importanti come questo. Bene, l'avversario mi utilizza un mazzo Exodia, ragazzi, comincia a pescare come un porco. Andiamo a pescare, distruggi mano addirittura, ok, ancora carta incredibile, però ha pescato ragazzi, cioè era una build che andava bene, cioè assurdo, ha avuto il suo momento di gloria, ce l'ha avuto, è stato incredibile. Per quanto Exodia, purtroppo, lo dico con il cuore che piange, al giorno d'oggi senza mina mistica può essere giocato, devi metterci altre carte. E devono essere build comunque con tanti sue evocazioni speciali, robe strane, combo infinite. Si può fare Exodia, continua a ripetere, però devi saperlo giocare. Se ti può interessare, insomma, abbiamo il nostro bellissimo servizio con cui aiutiamo i duellanti ad avere i mazzi che vogliono, ad avere le liste che vogliono, insomma, aiutiamo a giocare a Yu-Gi-Oh! Guarda sotto in descrizione, entra nel nostro gruppo dei campioni over, dopo esserti rifornito, contattandoci ai social che vuoi, sotto tutto in descrizione, gruppo dei campioni over, non perderci, no, non è una televendita, ma è semplicemente il nostro servizio di supporto e donazione canale con cui possiamo e vogliamo aiutare le persone che vogliono giocare come Cristo comanda. Una possibilità che io purtroppo non ebbi, purtroppo, e che vogliamo dare all'avversario di perdere. Allora, a questo punto l'avversario va a pescare, attenzione, ancora ricomincia, attacchiamo, ancora Crowley voleva tenersi sotto. Ho attaccato, mi ero dimenticato che ero sotto un giorno di pace, non c'era nessun problema. Ok, si continua. Vedete qui sotto le varie mosse che vengono apportate, signori? Benissimo, fatemi sapere se vi piace sotto nei commenti, fatemi sapere se vi piace questo stile di video, insomma sapete benissimo, sono video in cui magari si parla anche un po' tanto, in cui c'è tanta lunghezza, me ne rendo conto, ma sono anche video in cui andiamo veramente a parlare, andiamo a parlare dello Yu-Gi-Oh! Vero, questo è il vero Yu-Gi-Oh! Quello di Master Duel, sì, ma è un po' come stare in discoteca, non capisci più nulla, arrivi il giorno dopo che dici che cazzo è successo? E molte volte ti rendi conto anche che hai passato più tempo di quel capestro di spesso. Giochiamo! L'avversario pesca, a questo punto va a mettere il numero network, attenzione, a questo punto dico
mi rendo conto che l'avversario stava giocando una delle build che tanto io ho prescritto. Numero Network, grandissimo, una grande carta. E perché questa combo? Perché poi lui ha questa carta. Ricordi di speranze, pesca carte pari al numero di mostri esclusivi, numero con nomi diversi che controlla. Tanta roba, pescato 4 carte ed era 17 carte, cioè con un po' di fortuna che magari anche altre carte già avrebbe pescato tutti i pezzi di Exodia. Tanta roba, eh? Il Castro Goblin, ragazzi, tanta roba, eh? Allora, va a attaccare, magari sperava che i suoi mostri si pompassero comunque di 1000 e all'end phase sono stati distrutti, ok. Alla fine abbiamo riso e scherzato, in questa prima partita del primo turno, ma non troppo, ragazzi, eh? Cioè, era un mazzo, cioè, giocavo una build interessante di Exodia, e allora siamo passati al secondo turno. Bene o male mi ero preparato tutte le varie carte possibili per il secondo turno, anche a partire da Ash. Lui aveva ancora con questa End Destruction, che è un qualcosa di assurdo perché permette all'avversario non solo di mandare al cimitero carte che magari gli servono, ma anche di generare vantaggio, quindi ok. Io comunque, ragazzi, ammesso, numero Network, numero Calling al cimitero, questa combo ormai fantastiliardese con Master Duel ce la siamo imparata. Ha messo la spada di bambù spezzata. Ha messo la spada di bambù dorata e iniziato a pescare, ragazzi. Sariusha con cui ha pescato altre carte. Ancora End Destruction, ancora. E pescava, pescava, pescava. Incredibile, ragazzi. Un giorno di pace. Cioè, primo turno ha pescato, voglio dire. Cioè, ci siamo, Oltre un parziale di 15 carte. Non è da Tucci, cioè non è dal mazzo di Exodia del giorno d'oggi, Quindi, ragazzi, tanta roba. Noi fortunatamente, ovviamente, c'eravamo armati fino ai denti a livello di side. Bene, fulmine tempesta, distrutto tutti, fusione occhi rossi per andare a fare tutte le negazioni possibili. A questo punto, di Castro Goblin ce l'avevamo pure noi. Abbiamo messo anima immortale. Abbiamo preso Circolo Magico Nero grandissimo. A questo punto, con l'illusione, abbiamo preso la verga per evocarlo al turno dopo, prendere il mago nero, eccetera, eccetera. Ok, anche questa volta mi ero dimenticato che eravamo sotto un giorno di pace. Si può dire, ragazzi, cioè non c'è problema. Anche io commetto degli errori, in questi tornei devo dire che mi sono piaciuto. Si può dire anche questo, oppure no, faccio auto body shame. Mi sono divertito in questi tornei. Allora, l'avversario a questo punto passa, aveva scaricato eventualmente tutte le pelle. Magari me lo immagino già con 4 pezzi di Exodia, magari un terraformare, una hand destruction che non potevo utilizzare. Bene, effetto, aggiungo anima immortale ancora per poterla riutilizzare successivamente. Adesso c'era Timaeus. E a questo punto Timaeus, ho mandato al cimitero verga per mettere Timaeus. E a questo punto ho ripreso con anima immortale. Vedete quanto il mazzo incredibilmente si complessa. Va a rendere complessa la combo e soprattutto rende complessata la vita a Yu-Gi-Oh! Dell'avversario. Entra la moneta con l'effetto. Avrei potuto bannare, non ho nemmeno bannato. Ho attaccato. Non era un primo turno scontato, signori. Eh sì, sicuramente magari era un giocatore che era venuto per trollare, sapendo che, insomma, questo era un torneo meta, ragazzi, cioè con tutti i mazzi meta, con tutta, cioè, con roba comunque forte. Però non era scontato, Abbiate paura dei mazzi Exodia, perché con le giuste build sono ancora molto molto forti. Noi, infatti, la build che abbiamo. Prossimo turno. Passiamo al secondo turno ed ora si faceva sul serio. Iniziamo noi, Dragone dei Rocchi Rossi, con l'effetto di preparazione dei riti. Abbiamo aggiunto il nostro cerchino che abbiamo utilizzato per aggiungere Mago Nero. Successivamente avremmo potuto utilizzare un altro cerchino. Insomma, tanta roba. Primo turno concluso con il Mago Nero. Vabbè, ci può stare, Ci può stare benissimo. Anche se... Ok, bene. Allora, cosa va a succedere quindi adesso? Vado a giocare e quindi torno una vecchia conoscenza. E ragazzi, io vorrei veramente dare un plauso all'affresco che si crea adesso. Cioè, guardate in questa foresta strana, no? Un po' stregata con la fontana runic, come tutto diventa ancora più inquietante. Poi dicono che Yu-Gi-Oh! Al giorno d'oggi non faccia più nulla. No, il cazzo, ragazzi, non credete. Ok, ma con... Ha utilizzato Bestial, ovviamente, queste cavolo di build con il Naturia. Ok, bene, effetto. Ho utilizzato a questo punto il nostro amico dragone, ho scartato Mago Nero per andare a negare il suo starter. A questo punto mi ha messo punta runic per iniziare, è andato a 4000, ha utilizzato il letargo runic, ha scelto il suo mosso, effetto della fontana runic, dal momento che aveva utilizzato, no, avrei visto, ha utilizzato una sua carta runic e quindi ha generato delle risorse. Infatti ci è andato a bannare 5 carte. Cioè, runic è forte, ragazzi, runic è metamitissimo, potremmo dire, sbaglia chi vi dice che non lo è. Ok, e si cominciava, si parte. Goccioline proibite, ha distrutto il suo mostro ed ha dimezzato l'attacco del nostro e in più gli ha negato l'effetto. A questo punto con il fuoco radiante del runic, scusate, benissimo, distrutto dragone, benissimo, va anche a bannare delle... Ok,
la grazia è stato il fatto che, vedete, comunque ha sprecato molte sue risorse. Bene, ma comunque ha messo il missile nella mano, che sarebbe potuto entrare con effetto rapido. Insomma, non era finita, ragazzi, eh. Illusione. Vado a far prendere Timaeus, vado a rimettere illusione. A questo punto non ci serviva più. Effetto di Verga. L'avversario va a mettere Bestial benissimo, andandoci a Magnamut, andandoci a bannare il dragone. Ottimo. Ma noi comunque aggiungiamo circolo magico, ci andava benissimo, circolo magico nero, con cui non abbiamo visto una carta mago nero. Ok, effetto di Verga, questa carta, ragazzi, l'anime dei maghi, ma andiamo al cimitero questa volta, illusione, per andare a mettere il mago nero sul terreno, con l'effetto di circolo magico nero, entrando il mago nero sul terreno, ho bannato il suo magnum. Ok, comunque, il mago nero si difende, ragazzi, poi Timaeus. L'ho fatto entrare distruggendo Verga del Mago. Effetto di Timaeus. Vi ricordo che il Dragunito, durante la main phase, ci permette di evocare un mostro fusione dall'Exalec, utilizzando mostri della mano terrena come materiale, compreso un mostro incantatore. Ok. Effetto altro dragone! Ed ecco un'altra sorpresa che ho implementato proprio in questo torneo. Eh sì, ragazzi. Bisogna giocarli. Questi sono fortissimi. Poi se ce l'avete anche Starlight. Comincia a diventare matto, fai attenzione. Poi mi si gratta anche la voce, non riusciamo più a fare i video. Insomma, comincia a diventare situazioni molto interessanti, no? Ok, il dragone sul terreno è tornato senza veramente alcun problema. L'avversario con tanti sacrifici ce l'aveva mandato via. Ok, si è comunque grandissimo anche questa volta il mazzo runic. Vedete, anche Google cerca sul web, perché è un mazzo veramente molto interessante. E il mago nero e il mazzo runic. Questa volta ho paura me lo giocasse, non l'ho capito bene alla fine, però me lo giocava puro. E tanta roba, veramente tanta roba. Ma non era finita, siamo passati al secondo turno. Come si dice, quando sei arrivato al secondo turno, un po' stai in alto, no? Altezza mezza bellezza. E no, però stavolta iniziava per primo. Mi sono, grazie a Dio, ho visto il mitico dissimulatore con cui anche questa volta giocava con un Naturia. E quindi non me ne sono accorto. Ragazzi, ci ha messo un mostro che qui non mi interessa graficamente, ecco, sono tagliato in due. Lui devi vederlo, perché lui è uno stronzo, ragazzi, se giocate mago nero, ma qualsiasi mazzo, lui è un cattivone. Questa è stata un'ottima mossa. Qui bisogna dire all'avversario solo bravo. Qui bisogna dirgli solo bravo, perché a me lui veramente fa il panico. Natura vista, perché che cosa consente questo mostro? Ogni volta che si attiva una carta magia, lui manda al cimitero due carte e nega la carta magia. Guardate quante carte magia abbiamo in mano, e soprattutto guardate la potenza delle carte magia che abbiamo in mano. Poi divento un'emozione. Io poi comincio a mandare i calendari, comincio a tirare giù i sassi dalle montagne. E poi il resto di questa partita è storia. Sì. Guardate. Allora, Magician Salvation, negata. Fusione Occhi Rossi, negata. Vedete, è un meccanismo, è una macchina perfetta. Manda al cimitero due carte. A questo punto utilizzo Ash, almeno la distruzione della bandiera. Altra fusione, niente, negato. Lo circolo, negato. Ho voluto provare questa scena e poi mi sono arreso. In queste situazioni devi solo concedere e dire bravo. Bravo, bravo. E quindi, come vi stavo dicendo, non è mai detta l'ultima Yu-Gi-Oh! Ed è un po' il bello, ciò che rende questo gioco così figo e ciò che ci deve spingere sempre a cercare l'alchimia perfetta con il nostro mazzo, con i nostri mazzi sarebbe meglio, in modo che a seconda delle fumetterie dove vado, io so ciò che devo portare dopo un attento studio, bla bla bla. Tutto questo lo trovate nel gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza, in cui vi possiamo mandare anche deck. Pensiamo a tutto noi, cioè praticamente facciamo le robe al posto vostro, prendendoci soprattutto tutte le responsabilità. E questo è ciò che sembra piacere. Hai anche il personal trainer dedicato, insomma, togliendo gli scherzi, guarda sotto in descrizione. E se vuoi supportare il canale, insomma, questo è un servizio donativo per il nostro canale, con cui noi continuiamo a progredire con questi contenuti nell'onda del tempo, e soprattutto ti riusciamo a fornire un servizio con i contro. Verga del Mago, ok, effetto, vado a mettere Circolo Sama alla terza, ragazzi, non dovevamo perdere. Anima immortale, vi dico tutto questo con relativa calma, perché adesso, insomma, adesso è tutto finito, sto commentando i replay del torneo, però nel momento vogliate immaginare. È entrato quindi Timaeus, noi avevamo scontro Gozan, anima immortale, ma soprattutto la rischiabilità 6. Attenzione, l'avversario ci va a mettere, eccolo qui, vedete, ragazzi, cioè, ma quanta roba si vede, ragazzi, quante bellezze. Golem di lava, aveva visto la side, il prossimo che mi dice che siamo noi fortunati, veramente lo stendo nel regno delle ombre col mattarello. Risucchiabilità, che è stato quello che realmente ci ha salvato. A questo punto l'avversario andava in tilt.
anche il Golem non poteva più attivarsi, no? Perché il Golem di lava durante il last and buy infligge 1000, quindi benissimo, la persona, attenzione, vado ad utilizzare le goccioline proibite, perché per andarci, è stata una bellissima mossa se ci andiamo a pensare, molto furba, per andarsi ad attaccare con il suo mostro infliggendosi meno danno possibile, e questo ci è piaciuto, ok, al cimitero bene, però tutto questo successivamente per rimetterlo nell'extra deck e per riutilizzarlo in qualche modo. Ok, ci ha distrutto questa volta la risucchiabilità, è andata così. Golem ci infligge 1000, ma va benissimo, illusione, vedete come si riparte benissimo. Tutto questo per il mago nero era fantascienza fino a 3-4 anni fa, eh. Poi con l'uscita prima delle Souls, ho preso tutto di illusione, adesso... Se ci penso mi sto emozionando, ragazzi, in qualche modo. Ok, preparazione dei riri, andiamo a riaggiungerla, l'illusione, dopo averla rimessa dentro. Battle Face, attacchiamo. Il brutto, cioè il Golem di lava è un amore e un odio, perché se non hai poi le giuste carte è un macello, eh. Poi questo qua aveva pescato anche, cioè aveva tutta la side, aveva pescato. Io in tutti i tornei gli avversari pescano la side, tutto, ma non metti 5 carte di side, ne pescano 5. Ok, bene, 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 ottimo. Fortunatamente avevamo negato l'effetto e quindi si rigiocava. Battleface, attacchiamo, purtroppo ce l'aveva decrementato in attacco a 1500. Nessun problema, attenzione, perché l'avversario riutilizza la bellissima distruzione runic. Vabbè, va a mettere le ali, no, Freki, le zanne runic questa volta. Bene, con l'altro risucchiabilità eravamo abbastanza... sicuri, avevamo preso l'altro di succabilità. Ripeto, questa carta è fortissima, giocatela a 3, perché vedete, giocandola a 3 o la vedete di primo turno o comunque vi top decca nel momento in cui vi serve, quindi molto bene. Guardate che bellezza, ragazzi, cioè Mago Nero aggiunge tutto quel che gli serve, ma è una roba incredibile, attacca, va a distruggere, perché avevamo un mostro coperto che era la verga del mago, perché con scontro Gonza potevamo avere solamente un tipo di mostro sul terreno, in questo caso un fuoco. La partita continuava, su un filo del rasoio anche abbastanza cattivo, ancora punta, l'avversario voleva continuare, ci infligge 1000, distruzione, finalmente ci va a distruggere il nostro mostro, e allora anima immortale, finalmente effetto, però l'avversario cattivissimo ci va ad utilizzare, vedete, Keld, la protettrice, niente, tutti utilizzano queste build stramaledette, tutti utilizzano queste build con le carte di Shizu dentro per andare a rimischiare dal cimitero, con i bestial vanno a rimuovere dal cimitero, poi con queste altre carte vanno a rimischiare dal cimitero nel deck. Deck come Mago Nero, vi assicuro che vanno a soffrire. Ora non stare a guardare anche show, i replay con cui tutto è bello, tutto sembra organizzato. Vi assicuro che è molto più brutto di quanto sembra. Comunque, Mago Nero intanto continuava a bannarci carte. Per dire, verga, ci vado ad aggiungere il circolo, finalmente, che ci aggiunge un altro circolo. A questo punto Sulz, con cui mettiamo sul terreno Sulz. A questo punto la partita diventava abbastanza complessa per l'avversario, no? Effetto di Sulz, vado a togliere due carte magia e trappola sul terreno per andare a pescare la trappola. Ma non serveva assolutamente, ho messo a questo punto Nightmare Phoenix, effetto, ho scattato, ho distrutto. C'era bisogno di qualcos'altro? Ah no, Selene, ok, effetto di Selene, ho rimesso il Mago Nero per andare a fare, eccolo qui, questo non sempre si vede, ma quando si vede è sempre un bellissimo cameo che fa piacere. Ho attaccato e ci siamo presi la cazzo di vittoria, che non è stata facile, ragazzi. Questo è un mazzo meta, un mazzo straordinario, e lo abbiamo visto. Le carte che ci ha utilizzato e che ci hanno dato veramente molto fastidio, e che erano obiettivamente con un matchup abbastanza espanso contro di noi. Beh, eravamo al terzo turno senza aver perso nulla. E arrivati a metà torneo mi sono anche sentito un po' così, mi sono anche sentito... No, niente, in verità è solo una scusa per... No, non è facile, ragazzi, sapete benissimo. Colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivere, a cliccare sulla ad iscrivervi al canale, siamo sempre con sta forma, però pure tu, dai, cioè, noi siamo dei poveri intrattenitori che siamo tutto in diretta, no? Perché poi se sbagliamo dobbiamo tagliare, quindi accettale qualche volta le sbarionate, cioè, è normale, ma accetta anche di iscriverti, di cliccare sulla campanellina, ricordo a tutti, se qualcuno ha saltato direttamente qui in questo momento il nostro servizio, con cui vi forniamo un personal trainer di Yu-Gi-Oh!, con cui vi aiutiamo, con cui potremo addirittura fornirvi dei nostri mazzi di team, se vi piacciono, se avete visto il Mago Nero di Antoshow da torneo, lo volete utilizzare anche voi, bla 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 bla. Ma soprattutto scrivete nei commenti se questi tipi di contenuti vi piacciono. Sono un po' i miei preferiti, devo essere sincero, perché comunque c'è tanta possibilità di parlare, vengono visti da quello che vuole essere il target del canale, quindi duellanti
che sanno quello che vogliono giocare a Yu-Gi-Oh!, che non hanno nessun problema di potenza, di soldi, di carte, che sanno che cazzo stanno facendo, e questo è veramente è un punto fermo della vita che vale in tutto, no? In qualsiasi roba dobbiamo sapere dove stiamo andando e che cosa vogliamo. E quindi ci tengo tanto, quindi veramente fatemi sapere, però iscrivetevi e cliccate sulla campanellina, perché quella è una cosa... Non fare neanche quello, prendi popcorn, quello puoi farlo, perché ci sono altri due turni veramente da urlo. E qui rivedevamo un vecchio amico, qui tornavamo, partivamo per primi, grazie al cielo, no? Quindi comunque avevamo il nostro bel segreti della magia nera, che forse avevamo sbagliato a settare, forse era meglio avere direttamente nella mano per poterlo utilizzare con il dragone, ma soprattutto avevamo poi il giudizio solenne. Tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Ok, quindi eravamo contro il labirinto, ragazzi, ancora con il nostro mitico labirinto. Ok, finalmente il giudizio solenne non poteva più essere utilizzato, ma non avevamo carte nella mano per poter far qualcosa con dragone. Fortunatamente l'abbiamo pescata, quindi l'avversario ha utilizzato benvenuto labirinto, e noi con l'effetto abbiamo mandato al cimitero. Ma attenzione, attenzione, eccolo qui, prigione del drago di ghiaccio, con cui tra l'altro questo va ad attivare la signorina e signora labirinto del castello d'argento, che andava a settare direttamente una carta. Ma guarda un po', sarà la gemma spettrale dell'arcidemone, troppa roba. Quindi che succedeva? Prima il signorino... Ah no, non veniva utilizzato. Ah, che peccato, no. Non si poteva utilizzare perché... Dimenticavo, signori, voi non lo vedete, ma c'era una necrovalle sul terreno. Ah, c'era una necrovalle. Ah, ce l'avevamo dimenticati. Posso rompere per un secondo la magia? Eccola qua, la necrovalle bellissima. E quindi non ci ha potuto far nulla. Ci ha provato in qualche modo l'avversario. A questo punto utilizzavamo l'effetto per andare a distruggere il suo boss. Preciso e circonciso è stato. Beh, questo episodio effettivamente, vedete quando vi dico che Yu-Gi-Oh! È un gioco fatto da episodi. Se fosse riuscito magari a utilizzare la sua prigione del drago di ghiaccio, beh, ci avrebbe fatto secchi. Cioè, era un problema perché poi non potevamo ripartire non potendolo utilizzare. Siamo noi che abbiamo vinto la partita. Tutto questo grazie alla necrovalle. Grazie alla necrovalle. Se non avessimo investito sulla necrovalle, se adesso non fosse stata nel nostro mazzo, adesso era... la partita sarebbe andata molto diversamente. Secondo match. E qui bisognava stare attenti. Ricominciamo, settiamo, mettiamo tutto. L'avversario era pronto in qualche modo. Però, ecco, cioè, io ha aspettato che io avessi risucchi abilità per poterlo utilizzare. Benissimo, così in occhi rossi. Forse aveva uno scontro ad armi pari. Aveva uno scontro ad armi pari. Vabbè, non mi sono comunque curato di mettere il dragone occhi rossi. Sì, molti potrebbero, molti potrebbero tiranto, però dragone occhi rossi sotto risucchi abilità, forse se te lo tieni per dopo. In questo caso avete ragione. Sì, avete ragione. Vedete, lo dico anche io che le persone che a volte criticano per costruire non per distruggere, hanno ragione. Perché è vero. Ok, tributo torrenziale, distrutto tutto. Effetto, quindi anima immortale per mettere pressione all'avversario. No, neanche per far mettere veramente il mago nero, per poter utilizzare il circolo magico nero. L'ho utilizzato, effetto. L'avversario mi ha utilizzato il bestial per far entrare, quindi, il mitico dragoncello. Quindi sono andato a bannare. Effetto di bestiala, non l'ho potuto utilizzare. Benissimo, vado a face. Ha distrutto il nostro mostro, ci ha distrutto ancora. È una scena che già abbiamo visto, questa, signori, Perché tutti stanno impazzendo per questo labirinto. È forte come mazzo, sta portando in cassa anche delle vittorie veramente incredibili. Cioè ti parte per due volte per primo, questo è finita, Però tutti stanno impazzendo, un po' come ai tempi di Altergeist, un po' come... tanta roba, ragazzi, è un mazzo che devo ancora comprendere. Ok, torno sul terreno magonero, andiamo a bannare il suo boss, quindi andiamo a mettere Timaeus per andare a distruggere il bestial. Guardate come lui si è rimasto scoppiato di carte nella mano. Non aveva più nulla, semplicemente una carta che aveva settato. Guardate come noi andiamo a vincere per le risorse. Le risorse, ragazzi, che è ciò che ho sempre detto. Voi dovete privilegiare, non i mazzi che vi dicono T1 meta straordinari, che vi costano solo 1000 euro. E magari sono anche forti, magari vi piacciono, va benissimo. Ma se volete risparmiare, comunque andare in cassa, voi dovete prendere questi deck che hanno un senso, soprattutto a livello di collegialità di risorse. Ovviamente, ragazzi, l'investimento bisogna farlo, E parlo molto più tranquillamente di questo in questi video, perché so che ci guardano soprattutto persone che sanno ciò che vogliono dalla loro carriera di duellanti. Però, ragazzi, ecco, ciò che prescrivo è cervello, semplicemente quello. Ok, anima immortale, l'avversario si arrende direttamente. Guardate come il mago nero è veramente una macchina da guerra. Una macchina da guerra. Incredibile, bellissimo. Anche il terzo turno era stato portato in cascina. E di volata arrivavamo al secondo turno, ragazzi. All'ultimo turno. E chi trovavamo all'ultimo turno?
gli scarabocchi, ragazzi. Sì, i disegni per i bambini. Niente po' di meno che... Ragazzi, ultimo turno, torno meta, bla bla bla, con tutto. Alcuni potranno crederci, alcuni potranno non crederci, ma no, c'era il Dino e con i nuovi supporti. Questa testimonianza del fatto, a parte che i mazzi costruiti bene, sì, sono è quello che dice Antoshow, bla bla bla, ma poi che cazzo, il Dino è il Dino, non si rifiuta, è con le giuste carte, certo, un giusto side, ovviamente, quello ci deve sempre stare, lo dico subito. Ma si vince come? Bene, andiamo a vedere come funziona. Stegosauro manda al cimitero l'album Scarabocchio. Bene. Scrapraptor, effetto di Scrapraptor, manda al cimitero, aggiungendo una mano alla chimera, bellissima, da Dreb, sta ancora tantissimo. È la battuta che faccio sempre, effetto, quindi rimette sul terreno Dreb. Guarda, Dreb per l'appunto. Sono fissato, devo essere fissato, forse perché usciva Veiler ultimo. Però comunque stiamo là. Non usciva anche la giara della dualità. Sì. Sono fissato per un giusto motivo. Rientra Scrap. Guardate già quanti sono sul terreno. Allora a questo punto si fa Babusca. E forse iniziare di primo turno in questo modo, beh, non è stato molto divertente, insomma, per lui. Però, insomma, magari forse si trovava bene in questa situazione con Babusca. Quindi ottimo, bene. Voleva magari ripartire, aveva anche il bestia scarabocchio tirando, insomma. Magari, ok. Tutto questo per dire che non ho condiviso molto questa scelta tecnica del Babusca, del tapiro sul terreno, però ok, bene. A questo punto che cosa è successo? Ci metteva comunque in difficoltà perché tutti i nostri mostri erano in difesa e non avrebbero avuto l'effetto. Bene, però ho utilizzato circolo, vedi, in difesa, e non poteva essere utilizzato anche la verga del mago. Ho settato, ho messo sul servant per andare a mettere sul terreno, sul cimitero del deck mago nero, perché era ciò che volevo. Ho tenuto sul servant per mettere pressione all'avversario, ho bannato ancora sul servant, quindi per il tutto, e c'era finalmente mago nero. Ma finalmente mago nero. Ah, a questo punto si applicava la strategia, che ripeto, con un altro mazzo magari non sarebbe stata possibile. Babusca avrebbe effettivamente risolto la partita, senché magari l'avversario non aveva in mano un ultimate conductor, la pillola, eccetera eccetera eccetera. Ma qui grazie a Dio ha funzionato, perché effetto di sul servant, entra mago nero, ho bannato Babusca, ho attaccato, non ho messo in attacco la verga, ho sbagliato, la verga in quel momento me l'avrebbero dovuta dare in testa. Va bene, non fa niente. Ho fatto entrare Link Spider, perché? Perché volevo mandare al cimitero mago nero per poterlo restare successivamente con anima immortale, per poi bannare con circolo magico nero lo starter dell'avversario. Ormai le combo principali del mago nero le avrete, insomma, assopite. Ok, allora se lo pesca, quindi fa entrare Stego, Scavi Fossili fa entrare Oviraptor, fortissimo, quindi Mistosauro viene mandato via, e cioè viene mandato al cimitero per immunizzare tutti i mostri dinosauro durante la main phase, l'MP, e quindi giudizio solenne, ovviamente. Questo è ciò che ci vuole quando sono immunizzati, perché in questo modo annulli l'evocazione ed è come se non entrassero, quindi via senza nessun problema. Attenzione però, entra tirando sul terreno, andando al cimitero Stego, con l'effetto va a distruggere Link Spider e si va anche a potenziare. Ora capite la bellezza dei nuovi supporti, capite anche perché il Dino, cioè ragazzi, si è un mazzo meta a tutti gli effetti, perché come il mago nero si è rifocillato di nuovi supporti. E tanta roba, ragazzi, è veramente tanta roba, cioè si vede. Ok, bene, era un gran problema perché adesso rientrava anche Scrap Raptor con il banner di Scrap Raptor, effetto distruzione, non poteva più applicare grazie agli effetti. Perché l'avversario si è arreso? Perché è successo un episodio. Anche qui vedete sempre episodi molto interessanti. Allora, lui stava attaccando, era la battaglia. Ho utilizzato anima immortale in battaglia, perché Mistosauro protegge i dinosauri solamente durante l'MP. E con circolo magico ho bannato, vedete, il signorino. Qui l'avversario, sapendo, non avrebbe potuto far niente. Magari in mano aveva Ash, magari. Si è arreso. Bene, bene, molto molto bene. Abbiamo giocato bene, è stato figo, bene. Tu eri comunque in finale contro il Dino, quindi bisognava fare veramente attenzione. Lui ci ha passato il turno, ok? Voleva sempre iniziare per prima, ci ha passato il turno. Ok, ho detto ok, bene. Non è neanche una di quelle partite in cui dici, sai, inizio sempre primo io, magari, ok, magari aveva visto tutta la side, bene. Mi sono confermato poi, perché fusione occhi rossi, negata, benissimo. Circolo magico, a questo punto sul servant per andare poi a pescare, e mi sono protetto anche io. Grazie a Dio avevamo il nostro risucchi abilità, ve lo continuo a dire, questa carta è fortissima in questo meta, mettetelo a 3. Va bene, sì, sono forti anche spaccatura dimensionale, macrocosmo, però adesso costano 11 euro a carta, quindi a meno che non vi trovate solo Tirlamance nel vostro meta, magari questa va comunque molto bene. Nel caso comunque voi vogliate ammettere le Fissure assieme ai macro, lei non può essere prescissa.
A questo punto, quindi, l'avversario ci passa ancora. C'era quel cazzo di scontro ad armi pari che... di cui avevo troppa paura. Allora passo, continuo a passare. Lui continua. Vedete, mette pochi mostri sul terreno. Voleva rimanere scarno a livello di mostri. Quindi c'era ormai il bluff. Cioè, dal 2018 che ce l'abbiamo sui denti. Quindi di certo non ci avrebbe fregato. Allora abbiamo continuato. Abbiamo messo ancora sul terreno. Ok, tu vuoi dirmi, Anto, però tu metti sul terreno. Eh sì, perché però l'avversario anche sarebbe stato costretto, perché altrimenti avrebbe dovuto scartare, per la regola delle sei carte, dei mostri importanti. Allora a questo punto mette il mitico amico e noi andiamo quindi a levare l'effetto di Suliting con la risucchiabilità. Il God of Match, e si continuava, ragazzi. Questo match sarebbe stato nostro. Volevamo anche questo torneo. A questo punto settiamo. Il pericolo di scontro d'armi pari era scongiurato. Lui comincia anche a mandare al cimitero, ragazzi. Cioè, incredibile. Allora mette mondo perduto. Glielo neghiamo prontamente. Continuiamo a questo punto pescate tutte le carte che ci servivano. Scontro d'armi pari o non scontro d'armi pari. Mi ero rotto. E allora che cosa è successo? Timaeus, entro di Timaeus. Poi vedete ancora Ash, non ci ha permesso di pescare, però ha cominciato ad attaccare. Bene, noi eravamo comunque a 2600, ragazzi, cioè di riffo di raffa l'avversario era arrivato quasi a spinirci, e quindi molto bene. Battleface, attacchiamo, c'era l'Ash sul terreno. A questo punto ho cominciato a chiedermi, ok, ma forse... No, a questo punto aveva tutte le carte nella mano e voleva stare attento. Beh, a questo punto manda al cimitero, banna, va a prendere tiranno, va a far entrare Arcosauro sul terreno. Effetto non poteva essere utilizzato fortunatamente, quindi effetto di tiranno, scarabocchio, entra tiranno, non può utilizzare l'effetto, però eccolo qui, stava aspettando questo, ragazzi. Ho capito che cosa stava aspettando, voleva avere quanti più mostri al cimitero per poter evocare il tirannosauro finale. E me l'ha fatta, ragazzi, momento chiave del match, signori, momento chiave. Se non hai questa voce, non vinci. Avevamo un super boss davanti, questo ve lo faccio vedere perché è veramente un macello, ancora oggi strafortissimo in queste situazioni, come vedete fa il panico. Noi dovevamo ringraziare di risucchiabilità, altrimenti dovevamo semplicemente concedere. E abbiamo comunque dovuto concedere perché ci ha sconfitto, ci ha attaccato e siamo arrivati a zero. So che tante volte può sembrare che no, siamo gli uomini del lieto fine, però perdiamo anche noi e in questo caso ci siamo dovuti inchinare al grandissimo tirannosauro. Era l'ultimo match dell'ultimo turno, chi vinceva il torneo. Qui ci si giocava il tutto per tutto. Allora che cosa è successo? Ho iniziato per primo ovviamente e finalmente abbiamo preso la grande Necrovalle nella mano. Ricordo che questa carta giocabile in tante copie, quindi giocate, la maledizione impedisce a tutti i giocatori di muovere le carte dei cimiteri in qualsiasi altro posto, quindi Irlamenza che deve andare a bannare, che deve andare a rimischiare nel deck i vari Keldo, i vari Mudora, e questa carta è molto forte. Quindi ho messo Verga del Mago, effetto ho aggiunto Circolo, sempre stessa combo, effetto ho preso quindi il Mago Nero, benissimo, mi serviva solamente una carta che mi permettesse di evocarlo, con illusione magari avrei preso successivamente le Subservant, non fa niente. Ho utilizzato la Necrovalle per poter impedire vari misti, robe strane col Tirannosauro, bla bla bla, poteva semplicemente utilizzare, magari ecco la combo che gli rimaneva, era quella con Arcosauro con cui prendente nella mano la pillola dell'evoluzione doppia mi evocava specialmente andando a bannare. No, neanche comunque. No, però doveva bannare dalla mano e poi dal cimitero. Sì, adesso ho capito perché cerebralmente ero andato in questa operazione. Va bene, comunque, effetto del mitico amico Timaeus. Abbiamo mandato al cimitero il Mago Nero. Abbiamo messo questo board che comunque mi andava molto molto bene. Lui l'avrei potuto sacrificare per poterlo far rientrare e quindi riprendere le carte. Avevo l'Ash nella mano, l'altro cerchino, si poteva fare tutto. Attenzione, ecco per l'appunto, vedete? Vedete? Anche qui c'è aria di guai, perché entra Arcosauro, lo converte in Linkuribo, fa entrare Gardena sicura. A questo punto con mondo perduto scarica l'attacco dei nostri mostri. Aveva fatto questo turno perché non aveva preso in mano le carte che gli servivano, cioè, o comunque aveva, ecco, sempre le stesse sorprese che ci aveva preparato prima. Ok, quindi per l'appunto aveva Ash, quindi non abbiamo potuto utilizzare l'illusione. Ho attaccato, era pronto a prendersi questi punti, ma le sue mosse non sapevo quali fossero. Fortunatamente anche noi abbiamo risposto bene con l'Ash, ma eccolo qui, ragazzi, eccola qui la mossa bastarda che ci stava preparando Arcosauro. Questa volta non era purtroppo sotto risucchiabilità, non eravamo stati così fortunati, soprattutto nell'ultima partita, quella in cui più serviva. Bene, Arcosauro, quindi effetto, va a distruggere nella mano, tra l'altro, il tirannosauro finale conduttore, e va a mettere la pillola dell'evoluzione doppia. Mandato al cimitero non può attivare i suoi effetti, grazie a Dio, ma aveva in mano tutto ciò che gli serviva. A questo punto con illusione dovevo prepararmi assolutamente, ho mandato al cimitero il Mago Nero, quindi effetto ho pescato due carte, ho messo l'altro Timaeus, quindi ho attaccato,
e fortunatamente siamo riusciti a vincerla. Anche qui ci ha aiutato molto Necrovalle, perché non ha potuto performare le sue ultime mosse grazie a Necrovalle, perché la pillola dell'evoluzione doppia sarebbe andata a bannare anche dal cimitero, non aveva in mano le carte che gli servivano. Anche questo torneo è stato molto molto bello, abbiamo incontrato dei mazzi molto molto forti, soprattutto Runic e Labrinto, ma anche quest'ultimo che ci siamo trovati in finale, insomma il Dino, tanta tanta roba, non mi aspettavo francamente, ma con le carte che ci sono, insomma, noi ragazzi attenzione, abbiamo vinto sia per il core del Mago Nero, sia soprattutto, diciamoci le cose anche a viso aperto, abbiamo vinto anche grazie a carte come Risucchi Abilità oppure Necrovalle, che comunque ci sono capitate al momento giusto, cioè Yu-Gi-Oh! Rammentiamo sempre, non dimentichiamo, è anche un gioco di fortuna, sono il primo io a dirlo. Qual è la bravura del giocatore? Saper costruire bene il suo mazzo, ma soprattutto investire nelle carte che assottiglino quanto più possibile il margine da parte della fortuna. Questa è la nostra filosofia, questo è quello che sempre prescriviamo, ciò che ci ha portato alla vittoria in questo torneo online, nel nostro circuito, con i nostri amici internazionali, che comunque se la sono giocata molto molto bene. Anche gli altri replay che comunque sono stati messi in altri canali, e, insomma, trovate tanta bellezza su YugiTube, ed è un po' anche ciò che a me personalmente fa più piacere, vedere che ci sono sempre tanti contenuti, tanti nuovi giocatori, e appunto per i nuovi giocatori noi abbiamo il nostro servizio di supporto canale, ma soprattutto di supporto del duellante, con cui possiamo fornire il gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza, in cui hai il personal trainer dedicato che ti può fornire anche i nostri mazzi di team se li abbiamo, se vuoi donare al canale, insomma tanta tanta roba, guarda sotto in descrizione, magari hai visto questo video, magari sei rimasto esterrefatto la parte del Mago Nero, insomma può succedere, è giusto, cioè è fortissimo come deck. Yu-Gi-Oh! Tutti i deck possono essere forti se li costruisci nel modo giusto, insomma. A me faceva piacere farvi vedere queste partite, perché veramente mi sto divertendo ultimamente, sto riprendendo davvero anche un ritmo molto più spietato con i tornei, e finora mi sta girando bene, insomma. Devo ringraziare il Mago Nero, devo ringraziare anche tutto il team per come l'ha costruito, ma devo veramente ringraziare Yu-Gi-Oh! Per essere questo gioco veramente straordinario, che se ti ha fatto fare due risate anche per tutto questo tempo in cui il video è durato, beh, tanta roba, veramente tanta roba. Iscriviti, clicca sulla campanellina e noi ci vediamo domani, come sempre. Stay over, stay over, stay sempre super oltre.